giornata. Mi scuso per la mia piccola assenza, ma sono particolarmente simpatica all'influenza che ho deciso di tornarmi per la seconda volta. Ora, fortunatamente è finita la febbre, il momento diciamo più brutto. Sono solamente tanto raffreddata, quindi insomma, se sentite la voce un po' strana, sapete perché. Mamma mia. Allora, oggi vorrei parlarvi di due shop online. Comunque penso di fare un pochino più spesso questo tipo di video perché io acquisto davvero molto online e quindi fatemi sapere se vi interessano in generale, se vi interessa qualche sito in particolare, lasciatemelo giù nei commenti che magari provvederò. Comunque volevo parlarvi di Bycoins e Imetek. Inizio subito da Imetek perché per me è stata una sorpresa assoluta. Per chi mi segue da un po', sa che ho il face cleansing della Imetek, diciamo il finto Clarisonic, se lo vogliamo chiamare così. E devo dire che è più di un mesetto che non lo sto usando, perché sarebbero da cambiare le testine, ma non le riesco a trovare in giro, non le riuscivo a trovare in giro. Intanto è che non vorrei, come io ho detto nello scorso video, che ho comunque più pori dilatati, che sia anche dato dall'inutilizzo del mio face cleansing. Sono andata sul sito dell'Imetek e ho trovato le testine. Non le vendono singole, questa cosa mi dispiace tanto perché a me serviva esclusivamente quella per la pelle sensibile e quella per applicazione della crema, quindi la spugnettina, diciamo. E invece no, le vendono per forza tutte e quattro assieme, ma insomma per il prezzo va più che bene perché queste qui vengono 8,90 euro. Diciamo, la sorpresa maggiore è stata che le spese di spedizioni sono gratis. Quando ho letto spese di spedizioni gratis, ero sicura che ci fosse insomma un importo da rispettare. Invece me l'ha fatta andare anche con questo che appunto sono 8,90 euro, quindi al di sotto addirittura dei 10 euro. La spedizione appunto è gratuita e viene affidata a GLS e il colmo dei colmi è che io, vi dico oggi che giorno è perché non so quando riuscirò a caricare questo video. Oggi è venerdì 23 gennaio, io ho fatto l'ordine e mercoledì sera, ieri mi è arrivata la mail, ieri sera erano le 9 passate, che era stata affidata la spedizione a GLS e stamattina mi è arrivata. Questa cosa sono rimasta davvero senza parole, tant'è che stamattina è arrivato questo pacco, tra l'altro un pacco abnorme, e ho detto cacchio, ma io non aspetto pacchi così grandi. E dentro c'erano le quattro testine, quindi imballaggio come sempre ottimo. E sono rimasta stupita appunto dalla velocità, anche perché diciamo che GLS mi ha lasciato un po' perplessa, visto che l'ultima volta, proprio per macellaia, non riuscivo a capire dove era la mia spedizione e ci ha messo più di una settimana. Quindi assolutamente ve lo straconsiglio. Oltretutto, se vi iscrivete al sito Imetek, sul prossimo acquisto avete il 10% su tutto e il 25% su alcune piastre della linea bellissima Imetek. Oltretutto c'è anche una sezione outlet nel sito appunto, dove ci sono delle cose davvero molto molto scontate, anche al 40-50%. Quindi io penso che ogni tanto ci farò un salto, anche perché mi servirebbe un phone nuovo, perché il mio ho deciso che mi sta abbandonando. E quindi penso proprio cioè di aspettare lì magari qualche offerta. Comunque, detto ciò, di questo stupendo servizio di Imetek, queste sono le quattro testine, insomma, per chi non l'avesse mai viste, sono queste testine qui. Una è normale, che tra l'altro quella normale io l'ho usata pochissimo da quando ho comprato appunto il face cleansing perché per me è troppo aggressiva. Cioè, la sensitiva, perché? C'è la sensitive, che è appunto quella che uso io giornalmente,
Cioè, Activation, che è quella in lattice, per l'applicazione della crema che io adoro, tra l'altro da quando si è rovinata parecchio quella, poi magari ve le farò vedere nel video dei prodotti finiti, quelle che butto, metto molto meno la crema perché mi rompe stare lì a massaggiare, invece questa era proprio una coccola, era proprio bello. E poi c'è anche quello per il peeling, che sarebbe questa qui bicolore. Che però anche questa non riesco mai ad utilizzare molto perché la trovo troppo aggressiva per la mia pelle. E quindi niente, sono super super contenta, soprattutto appunto del servizio ricevuto. Per uno ve ne parlo bene, per l'altro oggi ve lo distruggo. Allora, come sapete, io ho già acquistato altre volte da Bycoins, magari vi lascio qui anche i miei video haul di Bycoins. Mi sono sempre trovata stra stra bene. Questa volta ho preso la fregatura. Ho preso la fregatura perché ho fatto l'ordine il 29 ottobre. Se avete capito bene, ottobre. E in pratica vi spiego bene. Bycoins, essendo un sito orientale cinese, cioè dovevo fare un ordine consistente perché servivano delle cose a me, delle cose al mio ragazzo, delle cose che dovevano andare. Cioè, servivano delle cose. E quindi abbiamo fatto più ordini piccolini perché diciamo che se vai lì a spendere 50 euro inevitabilmente ti becchi la dogana e a quel punto il risparmio non c'è più. Quindi insomma questo cioè, vale un po' per tutti quanti i siti fuori Europa insomma, che vi conviene fare più carrelli piccolini. Quindi noi li facevamo da massimo 20 euro l'uno. Allora, avevamo ordinato tante tante cose, tra cui tante pennette USB che sono giunte tutte a destinazione. Non ce l'ho qui da mostrarvele perché appunto non erano né per me né per il mio ragazzo, ma era diciamo una commissione. Poi avevo ordinato, due cose ce l'ho. Allora, qui una piccola premessa. Mia madre l'anno scorso comprò, non mi viene il nome, quello per i piedi, insomma, della Dr. Scholl, non mi viene proprio il nome, e devo dire che ha un aggeggetto fantastico perché rende davvero i piedi fantastici, davvero tipo Cenerentola. Il problema è che si è rotto in pochi mesi, ma si è rotto proprio a livello meccanico. Quindi insomma è stata un po' una sola più che tutto per quanto costava. Quindi su Bycoins abbiamo trovato diciamo un'alternativa molto molto economica, che è questo qui, si chiama Pedispin. È questo aggeggetto qui, qui ha il pulsantino per le velocità, non ancora non abbiamo messo nemmeno le batterie. Qui si apre, ha questo qui che è proprio la pietra pomice, ha questo qui che penso sia... delle testine di ricambio di pietra pomice e cosine varie e la spazzolina per pulire tutto quanto, ma l'avevamo pagato, cioè questo qua veniva una cosa tipo 4-5 euro, e questo è giunto a destinazione. Perché dico questo? Perché purtroppo non è arrivato tutto. Altra e ultima, scusate, metto via questo, altra ed ultima cosa giunta a destinazione è questa bellissima collana che mi avete visto in qualche video, se non ricordo mai, in qualche vlog. Ed è questa collana rosa con delle foglie rosa e la catenina dorata. Sono tipo queste collane come questa qui, insomma, che rimangono molto molto carina. E se non sbaglio veniva a 2 euro e qualcosa, quindi più che buono. E mi piace davvero moltissimo. Detto ciò, mancano degli ordini. Mancano degli ordini che non sono mai giunti a destinazione. In un ordine c'erano delle cuffie, quelle proprio belle, le cuffie, insomma, le classiche cuffie. E nell'altro ordine c'erano dei leggings, dei pennelli, una borsa, quindi diciamo era un ordine piuttosto consistente. E non sono appunto mai giunti a destinazione. C'è da dire, cioè, diciamo che secondo me, mio parere,
un 90%, 80-90% sicuramente sarà andato perso nel viaggio. Anche perché io non so se voi è mai capitato mentre eravate in aeroporto di vedere l'aereo delle Poste Italiane. A me purtroppo sì. E non vi dico come sbatacchiano quei pacchi da una parte all'altra, poi insomma si perdono le valigie e figuriamoci un pacchettino. Il fatto non è tanto questo, perché insomma può capitare. È che io comunque ho contattato più volte Bycoins e loro continuano. Io continuavo a dirgli: guardate, io ho fatto questo ordine il 29 ottobre, siamo a gennaio, e io ancora non ho ricevuto un bel niente. E le loro risposte per 3-4 volte sono sempre state, e vi dico la traduzione in poche parole: hai aspettato fino adesso, continua ad aspettare, che ti costa? Mi costa che io i soldi te li ho già dati, che magari che ne sai tu se erano cose che mi servivano, non è così però. E poi comunque che vuol dire? Aspetta, non mi è arrivato, basta. E alla fine ieri, dopo che per la quarta volta mi ha continuato a scrivere questa ragazza, diciamo, del centro informazioni, non so come si chiama, e mi ha scritto: abbi fiducia, prima o poi arriverà. Ma insomma, io penso che da ottobre ad oggi, se non è arrivato, non arriverà più. Alla fine ha ceduto e mi ha dato il rimborso, non un rimborso però in soldi, ma in coins da spendere appunto sul sito. Quindi senz'altro rifarò l'ordine incrociando le dita che tutto arrivi. Oltretutto ho fatto la cavolata di pagare con Postpay e non PayPal, perché comunque con PayPal siete, diciamo, tutelati in caso di un reclamo. Diciamo che ero andata sul tranquillo perché avevo già ordinato 2 o 3 volte e mi è sempre arrivato tutto, tutto, tutto in un mesetto circa. Addirittura questa volta le pennette mi erano arrivate in 2 settimane, quindi ero tipo fomentatissima, invece poi fregata. E quindi niente ragazzi, ci tenevo a farvi sapere appunto questa mia esperienza. Secondo me sui siti cinesi, passatemi il termine, va molto a culo. Cioè nel senso, può andarvi tutto bene, possono perdersi il pacco, succede, può prendervi la dogana, però ecco, se si tengono ordini piuttosto piccolini per la dogana, diciamo, è un po' più difficile. Ma il fattore che si perde il pacco è da mettere in conto. Però ecco, basta che poi io incomincio un po' a rompere al sito per farsi dare un rimborso, che comunque mi sembra più che giusto. E niente ragazze, fatemi sapere voi in che siti acquistate solitamente, se avete acquistato anche su Bycoins e se vi interessano altre mie diciamo, esperienze su vari shop online che ho provato. E comunque io ho provato anche Mini The Box, altri siti comunque così cinesi, e quindi fatemi sapere. Io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!